Il valore economico del mercato non agonistico della bicicletta in Italia ammonta a 1.161.000 euro. Non agonistico. Sto parlando del mercato diretto. Miliardo, scusate, sì. 1.161.000 euro. Sto parlando della spesa diretta, quindi in grosso modo acquisto di biciclette, manutenzione delle biciclette, pezzi di ricambio, eccetera, e le attrezzature dal vestiario e a quello che riguarda la bicicletta in presa diretta. Se però risaliamo al valore complessivo che si può attribuire al mercato della bicicletta, superiamo addirittura i 6 miliardi di euro. In questo rientra anche le minori spese, mi rifaccio ancora al sindaco medico, le minori spese dal punto di vista sanitario, sia per qui andando in bicicletta migliora le proprie performance, mantiene attiva il proprio corpo e il proprio metabolismo, sia però per il minor inquinamento che causa utilizzando la bicicletta, specialmente sul percorso casa-scuola e casa-lavoro, evitando i danni a se stesso e agli altri. Quindi è un duplice valore che è stato valutato, lo vedrete, con determinati parametri e indicatori, e che quindi ha un suo forte significato. Qualche dato anche per quanto riguarda invece la quantità di ciclisti. Siamo un paese con 743.000 ciclisti accertati, sono dati FIAB in questo caso, persone che utilizzano regolarmente la bicicletta, stiamo parlando sempre in chiave non agonistica, poi c'è tutto il mondo dell'agonismo che aumenta questi dati e questi numeri, e mi piace ricordare per esempio alcune questioni che ci colpiscono e ci coinvolgono da vicino. Questa mattina non è presente il presidente della provincia, che ha pregato, è impegnato in un altro intervento e quindi ha pregato di far presente, portare i suoi saluti, come non è presente il ministro che abbiamo circondato in questi giorni da mille pressioni, che ci ricorda sicuramente, ci saluta e dice che cercherà di venire la prossima volta, perché da come l'abbiamo pressato non ne poteva più di sentir parlare di Dalfo Guario Terme dei Camuni. Saluta questa mattina è a Belluno e non poteva stare dove l'ubiquità non ce l'ha neanche lui, sebbene sia ministro e sia anche molto vivace, quindi porto anche i saluti del ministro. Ma fosse stato presente il presidente della provincia, è vero che la provincia non è la città, ma sicuramente l'influsso della città di Brescia sulla provincia non è da poco. La città di Brescia è una delle città virtuose, tra le città, non tra le migliori, perché tra le top 4 che sono altre, ma tra le prime 15 città italiane dal punto di vista della ciclabilità, ha un suo primato, il maggior numero di biciclette pubbliche presenti, quindi parlavamo sia in e-bike sia in biciclette ordinarie, quindi la disponibilità di un numero consistente di biciclette, la prima in Italia, e anche il maggior numero di conseguenza di abbonati. Quindi sono adesso i dati, dovrei andarli a cercare, li avevo scritti perché mi sono preparato, giusto perché almeno trovate i riferimenti corretti. Eccoli qua, Brescia, abbiamo 2 biciclette ogni 1000 abitanti, che quindi è pubbliche ogni 1000 abitanti, che è un dato molto alto, è la città che è al vertice dal punto di vista della presenza appunto di biciclette pubbliche, e abbiamo 16.000 abbonati, 16.000 abbonati al sistema di bicicletta pubblica, quindi pagamento con tesserino, non so se qualcuno l'ha utilizzata e come funziona, quindi persone che possono arrivare e utilizzare la bicicletta, la prima in Italia nel rapporto con gli altri. Ci sono poi Torino e Milano che hanno numeri più elevati, ma hanno numeri più elevati rispetto anche al numero di abitanti che hanno, e quindi questi elementi sono importanti. E poi c'è la presenza di infrastrutture tra ciclabilità, metri equivalenti abitante, è una delle prime città dopo Mantova, Lodi, Cremona e Sondrio, con 13.14 metri lineari ogni abitante presente in città. Quindi è una città anche che si è dotata molto bene di piste ciclabili. L'ultima cosa che vi dico, e poi lascio ai relatori l'onere della giornata di lavori. Quando parliamo di piste ciclabili, di ciclabilità, non immaginiamo unicamente, specialmente in condizioni complesse, come per esempio la città di Dalfo Guario, nel suo piccolo non è una grande città, ma presenta gli stessi problemi, non parliamo solamente di piste ciclabili dedicate.
Parliamo di un sistema di mobilità ciclistica che può vedere degli elementi di promiscuità, promiscuità con i pedoni innanzitutto, no? Promiscuità con i mezzi di trasporto pubblici o di sicurezza, promiscuità con il sistema normale di trasporto ordinario e quindi anche e presenza poi di piste rurali. Tutto ciò va inquadrato in termini e in momenti diversi dal punto di vista dell'organizzazione e soprattutto nell'ottica non solo della funzionalità del sistema ciclabile ma anche della sicurezza. Ecco, su questi aspetti credo che i relatori avranno modo di entrare, di dettagliare, di definire meglio, ma voglio sottolineare questi aspetti. Un sistema ciclabile che funzioni, un sistema ciclabile che ha tutte le varie componenti, le mette in gioco, le mette in rete, ma soprattutto ha un ribaltamento della visione, della filosofia, del modo di spostarsi e della mobilità delle persone. Dare la priorità all'elemento bicicletta rispetto ad altri mezzi vuol dire cambiare la fisionomia delle città, dei centri storici, ma anche cambiare il modello di progettazione delle piste ciclabili. Il pomeriggio sarà dedicato a questo. Noi abbiamo tantissimi esempi di piste ciclabili malfatte che non funzionano perché sono progettate e pensate con la testa del geometra, dell'architetto, dell'ingegnere automobilista e non con la testa del geometra, dell'architetto, ingegnere ciclista, che dà ancora la priorità alla bicicletta. Dico una banalità, la cosa più semplice e più stupida del mondo, la verificavo ancora ieri andando in bicicletta. Allora, è il ciclista che è costretto a scendere dalla pista ciclabile, attraversare in piano, risalire dall'altra parte e riportarsi sulla pista. Ribaltiamo? È l'automobilista che quando incrocia la pista deve rallentare, saltare sulla pista ciclabile, attraversare, scendere dall'altra parte. Diminuiamo gli incidenti al 50%. Perché il ciclista può proseguire linearmente, l'automobilista deve rallentare, deve fermarsi, deve, perché altrimenti sbraga la macchina, deve salire e riportarci di là. Guardate le nostre piste, per esempio ultime costruite sul lago, tutti i parcheggi trasversali perpendicolari alla pista ciclabile, quando tu arrivi o ti inchiodi contro la macchina o fai una curva a gomito per evitare il parcheggio e andare dritto. Il parcheggio lo facevi di là e la pista continuava ad andare dritta. È una banalità, però occorre pensare e progettare con la testa della bicicletta e non con la testa dell'automobile, o del ciclista e non dell'automobilista. Anche a questo è dedicata la giornata di oggi. Grazie a tutti per l'attenzione.